Buongiorno a tutti, oggi 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, un'occasione importante per parlare di un bene che oggi forse diamo per scontato, ma che rischia di diventare sempre più prezioso a causa della crisi climatica. Siamo qui con Maria Rosa Iannelli, presidente di Water Grabbing Observatory e coordinatrice Clima Advocacy di Italian Climate Network. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito e buongiorno a tutte e tutti. Di che cosa si occupa il Water Grabbing Observatory? Allora, il Water Grabbing Observatory, o WGO, è un'associazione nata 4 anni fa da un'idea mia e del cofondatore Emanuele Bonpan, che è un giornalista e un geografo, ed è nata da un'esigenza fondamentalmente, che è quella di raccontare e divulgare, fare informazione su un tema che è sempre più prioritario, e lo era anche ovviamente qualche anno fa, ma su cui a nostro avviso non c'è l'adeguata attenzione e anche non ci sono sufficienti spiegazioni e sufficienti informazioni. Quindi, qualche anno fa, in occasione della COP21 di Parigi, quindi della conferenza sul clima di Parigi, quando ci siamo conosciuti, abbiamo deciso di unire le nostre professionalità, i nostri lavori, fondando questo osservatorio. Dal nome stesso, osserviamo, monitoriamo, documentiamo tutto ciò che accade in Italia, in Europa e nel mondo, sul fronte della gestione delle risorse idriche, della correlazione, sul fronte della correlazione tra le risorse idriche e i cambiamenti climatici e anche sull'aspetto legato ai diritti umani e ambientali, sempre ovviamente tenendo come focus l'acqua. Oltre a questo, quindi oltre all'aspetto più informativo e divulgativo attraverso inizialmente la stesura e la pubblicazione di reportage dal campo. Poi dopo, diciamo, il Covid, durante la pandemia, ci siamo anche dedicati molto alle news, quelle più quotidiane, e quindi abbiamo avviato un servizio di newsletter settimanali con le news dal mondo dell'acqua, ma oltre a questo abbiamo dato, stiamo dando anche molta importanza a tutto l'aspetto legato alla fotografia e al visual design, quindi all'info design, quindi riuscire da una parte a coinvolgere il pubblico attraverso appunto le foto, quindi attraverso la possibilità di vedere che cosa davvero accade nei paesi più impattati da problematiche legate all'acqua e dall'altra anche riuscire a fornire dei dati tramite però grafici e appunto infografiche ad hoc che possano far comprendere tematiche molto complesse in maniera più semplice. Tutto volto ovviamente al coinvolgimento delle persone. L'ultimo aspetto, quello un po' più politico, quindi riuscire anche a fare la cosiddetta advocacy per l'acqua e riuscire ad arrivare in sede nazionale o internazionale per lavorare ad una concretizzazione del diritto umano all'acqua. E si tratta di un tema che in realtà ci riguarda anche da vicino. Adesso siamo appena usciti da un inverno meteorologico particolarmente secco, soprattutto al nord-ovest, in Sardegna. Il problema della disponibilità d'acqua ci interesserà sempre più da vicino. Assolutamente sì, anche perché poi dobbiamo pensare ad una cosa. Quando parliamo di acqua, è un tema molto vasto, perché parliamo di acqua da un punto di vista geografico, meteorologico, climatico e poi da un punto di vista anche più legato alla gestione e alla politica, per esempio. Tutto ciò che è il legame con l'attualità è legato proprio all'impatto dei cambiamenti climatici. Quindi, con un aumento costante delle temperature medie globali, ovviamente c'è un risvolto molto importante e molto impattante anche sulla disponibilità idrica. A più fattori, la disponibilità dei bacini idrici da una parte e poi anche la disponibilità dell'acqua che arriva dalle piogge, per esempio.
Ovviamente fare un discorso globale è molto lungo e complesso, però possiamo sicuramente dire che in molte aree del mondo abbiamo piogge molto più brevi, quindi la stagione delle piogge dura molto meno e sono anche a volte molto più intense, no? Quindi sicuramente sentiamo parlare dei cosiddetti fenomeni meteorologici estremi. Nubifragi più frequenti in alcune aree del mondo, però a fronte di una minore disponibilità di pioggia. E questo è un problema che stiamo già affrontando. Cito per esempio l'area del Corno d'Africa, che proprio in questi ultimi mesi è andata incontro ad una crisi idrica prima e poi ad una crisi anche umanitaria, perché ovviamente l'assenza di acqua dal punto di vista delle piogge e poi anche dai bacini idrici, perché per esempio il lago Turkana ha avuto un abbassamento importante, va ad incidere anche su quella che è la possibilità di fare agricoltura e quindi alla disponibilità di cibo. Ecco, tutto questo è fortemente legato con l'attualità. Ho citato il Corno d'Africa, ma non è l'unica area del mondo impattata, ovviamente. Ne troviamo altre anche in alcuni paesi medio orientali o del Sud America, per esempio. Ma questo problema non è lontano, e cioè non è soltanto lontano da casa nostra. No, infatti anche nell'ultimo rapporto dell'IPCC sugli impatti, l'adattamento e la vulnerabilità, il Mediterraneo rispetto a tutto il resto d'Europa era proprio una delle zone più a rischio, siccità, a rischio ondate di caldo e quindi c'era diciamo, questa prospettiva di una minore disponibilità d'acqua anche in Italia, insomma anche nella zona mediterranea. Eh sì, il Mediterraneo viene definito uno degli hotspot dei cambiamenti climatici. Che cosa vuol dire? Che è una zona più sensibile e più a rischio, dove l'aumento medio delle temperature ovviamente può andare a creare nei prossimi decenni quelli che proprio vengono definiti rischi idrici, ok? Anche qua su più livelli. L'aumento delle temperature impatta da una parte anche l'innalzamento dei livelli del mare, e quindi noi abbiamo diverse città costiere, Venezia, ma non solo, anche a rischio di erosione delle coste, che è un altro ovviamente problema. E poi, ovviamente, quando si parla di scarsità idrica e di stress idrico, parliamo proprio dei punti di accesso all'acqua che hanno minore disponibilità. Quindi laghi, faccio un esempio molto concreto, qualche stato fa, quindi qualche anno fa, il lago di Bracciano, vicino Roma, ha subito una diminuzione della disponibilità idrica e quello si è tradotto in un allarme legato anche all'acqua che arrivava direttamente nei rubinetti di Roma. Questo è un problema a cui dobbiamo concretamente iniziare a pensare anche a far fronte e a gestire le nostre risorse idriche a livello mondiale, ma anche a livello italiano in maniera molto concreta. E questa cosa in futuro potrebbe tradursi anche in una, diciamo, una guerra all'acqua, considerando anche il fatto che proprio in anni passati, ad esempio, ci sono stati dei contrasti regionali, ad esempio tra Trentino e Veneto nel 2017, in cui proprio mancando l'acqua il Veneto doveva stare, aspettare quella che arrivava dal Trentino. Quindi il diritto all'acqua potrebbe essere messo in discussione, anche nel nostro paese, secondo te? Allora, questo è il problema dei conflitti. Il tema dei conflitti è un tema anche a cui tengo particolarmente. In questa giornata, il 22 marzo, ogni anno l'UNESCO dedica particolare attenzione a un tema piuttosto che a un altro. Il tema di quest'anno scelto è quello delle acque sotterranee, le groundwater, perché quando parliamo di acqua non parliamo solo dei bacini idrici superficiali, quindi laghi e fiumi, ma anche delle acque sotterranee, quelle che noi non vediamo, che stanno sottoterra. E un dato molto importante è che il 40% delle acque sotterranee contribuisce all'agricoltura, quindi il prelievo idrico, per l'agricoltura arriva dalle acque sotterranee. Le acque sotterranee, cioè l'acqua che scorre sottoterra e che noi non vediamo, non ha dei confini, ovviamente. Ma cosa
non ha confini fra stati e fra nazioni, ma cosa succede? Che ci sono circa 300 falde condivise da due o più stati. La condivisione di queste falde, delle infrastrutture, delle falde acquifere, è un tema rilevante oggigiorno proprio per il discorso dei conflitti, perché ci vuole molta cooperazione fra stati per riuscire a gestire in maniera sostenibile l'acqua a disposizione. E purtroppo di queste 300 falde condivise, moltissime hanno creato, stanno creando delle difficoltà, delle tensioni geopolitiche. Ci sono dei casi ovviamente più eclatanti nel mondo e anche più conosciuti, come possono essere quelli della gestione delle acque tra Israele e Palestina, dove l'acqua viene utilizzata proprio anche come arma di detenzione del potere e da parte di uno Stato rispetto ad un altro, o come arma per innescare dei veri e propri conflitti. Quindi si va magari a distruggere un'infrastruttura idrica, che sia in superficie o che sia in questo caso sottoterra, nel caso delle acque sotterranee, e si va quindi a minare la possibilità di accesso all'acqua di una popolazione. Ci sono stati dei conflitti o delle tensioni, diciamo, anche tra Arabia Saudita, in Arabia Saudita, per esempio, oppure tra Namibia e Sudafrica. Poi, ovviamente, hai citato un contesto più locale, come quello, per esempio, tra Veneto e Trentino, di qualche anno fa, ma che si potrà riproporre anche per, appunto, la gestione dell'acqua per scopi turistici, perché anche storia recentissima di quest'inverno, la scarsa presenza di neve ha posto la condizione di utilizzare l'acqua per produrre neve artificiale. Ecco, in un momento storico dove andremo incontro sicuramente ad un incremento delle temperature, poi vediamo quanto aumenteranno a seconda delle azioni che saremo in grado di prendere, anche la disponibilità dell'acqua cambierà sostanzialmente. Quindi, per arrivare un po' alla domanda legata al diritto, il diritto è fondamentale per la tutela delle risorse in primis e poi anche degli ecosistemi e delle persone che hanno bisogno e usufruiscono di queste risorse. In Italia non abbiamo una legge per l'acqua, abbiamo fatto un referendum oltre 10 anni fa per l'acqua pubblica, quindi per una gestione pubblica efficiente. E questo referendum, ahimè, non si è tradotto in una legge o in più leggi adeguate a ciò che i cittadini hanno richiesto, ma è prioritario. E ovviamente mi auguro che con l'attenzione, la grande attenzione che c'è sul tema dei cambiamenti climatici, si riesca poi anche a parlare adeguatamente e meglio di una politica della gestione dell'acqua adatta anche ai tempi a cui andiamo incontro. È una problematica su cui bisogna fare sicuramente sensibilizzazione e soprattutto anche che negli anni passati si è diciamo, focalizzata sul consumo d'acqua a livello personale, che sicuramente contribuisce ad abbassare il fabbisogno diciamo, idrico di una nazione. Abbiamo seguito la presentazione di un'indagine realizzata da The European House Ambrosetti, in cui sono emerse molte contraddizioni nell'uso che facciamo tutti i giorni dell'acqua potabile che abbiamo a disposizione, che è una delle più qualitativamente elevate d'Europa, ma che invece decidiamo appunto di bere soprattutto quella in bottiglia, quindi si tratta di un'abitudine di consumo che forse anche dobbiamo cambiare. Assolutamente, uno dei tanti problemi italiani è legato sia allo spreco, e questo vale per il cibo quanto anche per l'acqua, ma lo spreco è sinonimo della non comprensione del valore reale, di questa risorsa. E, dobbiamo sicuramente consumare meno, sia a livello personale. Okay, quindi anche proprio di uso dell'acqua a livello domestico nelle nostre case, però poi ovviamente c'è anche un discorso più sistemico, quindi dobbiamo diciamo, abusare meno di un prelievo idrico per scopi magari industriali, quindi gestire meglio l'acqua che abbiamo a disposizione.
E poi c'è il problema ovviamente dell'acqua in bottiglia, nel senso che l'italiano non si fida purtroppo della qualità delle nostre acque, quando invece, come giustamente hai citato, abbiamo tra le acque migliori d'Europa. Il problema che noi abbiamo, e che è anche quello che poi incide sulla fiducia degli italiani rispetto all'acqua, è legato alle infrastrutture, non all'acqua stessa. Le nostre infrastrutture sono infrastrutture vecchie e obsolete. E che quindi le infrastrutture dove ovviamente le tubature dove ovviamente l'acqua scorre. E noi è là che dovremmo agire. Quindi associazioni come Water Grabbing, ma non solo, anche altre associazioni lavorano e devono lavorare maggiormente anche in collaborazione con gli enti locali e con i nostri ministeri per riuscire a sensibilizzare adeguatamente, anche attraverso campagne istituzionali adeguate, a quello che è la qualità dell'acqua, la necessità e la possibilità di bere acqua del rubinetto perché è buona, e poi dall'altra parte però lavorare concretamente con degli investimenti seri a ammodernare le nostre infrastrutture idriche. Questo è fondamentale e ovviamente siamo in un periodo storico dove ci sono a disposizione anche dei fondi, grazie al PNRR, per esempio, e questi fondi devono essere spesi adeguatamente su proprio le nostre infrastrutture. Perché andare a risparmiare acqua, anche noi disperdiamo nel sottosuolo, per colpa delle tubature malmesse, oltre il 40% dell'acqua. Quella è tutta acqua dispersa e non ce lo possiamo assolutamente più permettere rispetto al periodo storico che stiamo vivendo. Dall'altra parte, una corretta informazione su quello che è, per esempio, il costo dell'acqua in bottiglia verso invece il costo dell'acqua del rubinetto. Noi spendiamo circa 2000 volte in più per comprare acqua in bottiglia. E questo è un dato che non si sa. Non banalmente pensiamo che sia più semplice, comodo e veloce acquistare acqua in bottiglia, che sia acqua in bottiglia di vetro o di plastica. Poco cambia, nel senso che è ovvio, meglio l'acqua in bottiglia di vetro che quella di plastica, perché abbiamo anche il problema della plastica. Ma il problema dell'acqua in bottiglia è legato al prelievo idrico da parte delle multinazionali dell'acqua in bottiglia che acquistano l'acqua attraverso un canone di concessione regionale che è veramente irrisorio rispetto a quanto poi è il prezzo finale di vendita dell'acqua in bottiglia nei nostri supermercati. Quando invece potremmo avere a disposizione dell'acqua, prendere il rubinetto di casa nostra, qualitativamente identica a quella che troviamo al supermercato. Ecco, questo è un altro grande obiettivo politico su cui bisogna continuare a lavorare e insistere, ma in collaborazione con anche gli enti locali, i ministeri e il governo, perché è l'unico modo anche per riuscire a fare un'adeguata informazione a tutti i cittadini. Grazie mille della disponibilità e invito tutti a guardare il sito di Water Grabbing Observatory e grazie mille. Grazie a voi e buona giornata dell'acqua.